Ciao, ciao a tutti, buongiorno, tutto bene? Allora, questo è il mio primo video che riguarda i prodotti finiti. Visto che mi diverto tanto e mi interessa vedere i filmati delle altre amiche YouTuber che li postano spesso, ho deciso per la prima volta di iniziare a raccogliere qualche prodotto man mano lo finivo e di mostrarvelo. Io ho trovato tanti tanti suggerimenti interessanti proprio guardando questa tipologia di video e quindi in qualche modo voglio dire anch'io la mia. E inizio subito, sono tutti prodotti beauty, diciamo così, non sono tantissimi proprio perché appunto è da poco che ho iniziato a tenere da parte le confezioni finite e vado subito a mostrarveli. Inizio con questo latte del detergente della Olaz, buono, senza infamia e senza lode. Magari è un po' troppo consistente, non so come spiegare. In parole povere, non lo ricomprerò, preferisco non ricomprarlo, anche perché non vedevo l'ora di finirlo, perché preferisco pulire il viso la sera con l'acqua micellare, mi trovo decisamente molto meglio che con latte detergente e tonico. E come tonico io stavo usando l'acqua di rose, la classica acqua di rose, perché è molto neutra, anche se per caso inavvertitamente si avvicina il batuffolo di cotone imbevuto agli occhi, non dà nessun fastidio, essendo acqua distillata, è proprio molto 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 neutra. L'unica cosa, non mi va tanto il leggerissimo profumo di rose che si sente. A me la fragranza alle rose non piace tanto, mi sembra un po' troppo dolce. Devo dire che nel corso degli anni io non lo compravo spesso, di tanto in tanto compravo l'acqua distillata alle rose. Anni fa era molto più intensa la profumazione, era decisamente più fastidiosa. Adesso è più tenue e più sopportabile per me. Ho finito anche le salviettine detergenti della Garnier perché prima di usare il latte tonico mi do sempre prima una passata veloce con la salviettina umidificata. E queste della Garnier, e sono all'acqua micellare, le trovo veramente molto buone. Le passo anche sugli occhi per togliere il grosso del mascara e non mi danno nessunissima irritazione, sono buone. Poi ho finito, vabbè, i dischetti Strucco, quelli dell'S Lunga, marchio S Lunga. A me piace usare quelli belli grandi, i dischetti piccolini mi sembrano non siano abbastanza. Poi ho finito di Bottega Verde questa crema corpo da massaggio elasticizzante. Come tutta la linea, questa, la linea Scolpito, la trovo ottima. C'è anche l'anticellulite, c'è la crema per il seno, la crema pancia e fianchi. È una linea che trovo davvero ottima. Se usata con costanza, dà veramente dei buoni risultati. Poi ho finito questo deodorante in stick neutro di questa marca. Non, sinceramente non ricordo neanche dove l'ho preso. Non so se all'S Lunga o all'LD, che adesso si chiama MD qui in Lombardia. Sì, neutro, semplicissimo. E ho finito questa doccia schiuma, che è veramente schiuma, nel senso che si presenta come è spray e si presenta come una spuma. Questo All Present non ricordo. Io compro le cose e poi mi dimentico dove le ho comprate perché ho sempre la scorta sia di bagni schiuma che di altre cose che servono per l'igiene quotidiana e poi non mi ricordo più dove le ho comprati. Il profumo era molto buono, piacevole sul corpo, ma secondo me la versione in spuma compatta non è molto comoda per la doccia, meglio sempre il classico bagno
il bagnoschiuma liquido, secondo me è ancora il meglio. Poi finito della Nivea, l'olio corpo satinante. Io ho la pelle davvero molto secca, specialmente sulle gambe, per cui d'estate, quando purtroppo ho anche l'abitudine di non bere molto, io non sento spesso lo stimolo della sete, devo proprio ricordarmi di tanto in tanto di bere un bicchiere d'acqua. E avendo già la pelle secca, il bere poco non aiuta di certo, infatti a volte le gambe sono davvero, sembrano quasi squamate. Magari ho messo la crema la mattina e già dopo poche ore la pelle è secchissima. Allora quando d'estate metto proprio l'olio così com'è sulla pelle delle gambe, e invece d'inverno mischio qualche goccia di olio alla crema solita che uso, che può essere appunto la crema elasticizzante o un'altra buona crema nutriente e idratante. Finito. Adesso però ne sto usando un altro, di un'altra marca che non ricordo, e mi sembra che mi piaccia di più l'altro. Vi farò sapere. Poi ho finito, ma dire ho finito non è la verità, perché non sono arrivata neanche a metà. Questa crema della Dove, nutrizione intensa. Delusa. I prodotti Dove normalmente mi piacciono molto. Questa crema io l'avevo presa perché era in una confezione comoda per il viaggio, per viaggiare, perché non è la solita scatolona di crema nutriente, e invece non si stende bene, non assorbe bene, sì che appunto io ho la pelle secca, dovrebbe assorbire in un lampo, e invece sembra quasi untuosa, non mi è piaciuta neanche un po', infatti ce n'è ancora metà, ma la butto perché mi ha deluso, non mi è piaciuta neanche un po'. Poi invece per quanto riguarda il make up, ho finito il fondotinta della Clarins, questo è il numero 110, abbastanza chiaro come vedete, perché io ho la pelle molto chiara e quindi non posso mettere un fondotinta troppo scuro, si noterebbe troppo il distacco tra il viso e il collo, quindi questa tonalità per me è perfetta, lo ricomprerò perché si stende che è una meraviglia. Anche se io lo uso poco il fondotinta, però di tanto in tanto mi piace usarlo buono, che non faccia le crepe tipo deserto del Nevada. Poi ho finito questo di della Revolution, il correttore, proprio finito ormai, non ce n'è proprio più. Ho preso l'ultimo che c'era proprio col dito, però diciamo che di correttori in stick ne ho comprati di diverse marche, adesso sto usando quello della Rimmel, sono tutti buoni secondo me, non mi trovo molto bene con quelli liquidi, non riesco a stenderli come vorrei, quindi preferisco sempre lo stick. Poi ho finito, siamo quasi alla fine, questo mascara dell'Astra che mi è durato davvero tantissimo, tantissimo, tantissimo. L'unica cosa che ha, vedete lo scovolino ricurvo, io non mi ci trovo tanto con questo, anche se a differenza di altri che ho provato, questo è decisamente meglio, comunque mi è piaciuto. Adesso ne sto usando un altro, sempre della Astra, che ha uno scovolino un po' particolare, un po' diverso dal solito, e quello mi piace tantissimo, mi separa bene le ciglia, io ho le ciglia, non so se vedete, abbastanza lunghe e folte, anche se sono vecchietta, e voglio che siano ben separate, che non facciano l'effetto grumo, cespuglio. E quello che sto usando è la prima volta che mi capita di vedere uno scovolino fatto quel modo, ve lo mostrerò appena lo finisco. E alla fine, per ultimo, ho finito questo che ho già riordinato perché la trovo fantastica questa cosa,
è uno stick di Bottega Verde. Bottega Verde, non so se si vede, c'è troppo riflesso forse. Eccolo qua. È uno stick che serve per il contorno degli occhi e il contorno delle labbra, da mettere prima della crema solita. È veramente uno stick che mi sento veramente le zampe di gallina, che sono contente che non zampettano più tanto, perché questo veramente ammorbidisce tanto la pelle. Mi sento proprio nutrita la pelle qui del contorno occhi e del contorno labbra, perché sapete che a una certa età si forma il cosiddetto codice a barre sopra il labbro, che sta così male. Per il momento ancora mi salvo. Niente, con questo ho finito. Vado a buttare tutto dove devo, nella plastica o nell'indifferenziata, perché io ci tengo molto al bene dell'ambiente. E vi saluto tutti con un abbraccio, un sorriso e alla prossima. Ciao ciao!